One Podcast. Magari, che ne so, arriva lei e mi racconta che non vanno d'accordo e mi fa un elenco di 10 motivi. Arriva lui, mi fa un elenco di 10 motivi che non c'entrano niente con quelli di lei. Cioè, proprio le persone discutono su cose completamente diverse, convinti di discutere sulla stessa cosa. E si parla sempre tanto d'amore. E si soffre pure tanto per amore. Eppure tutti provano amore. E mica tutti sanno amare. È che ci vorrebbe una scuola dove te lo insegnano. Tu sei mai stata a una scuola d'amore? A una scuola no, ma ci vorrebbe almeno un podcast. Dottoressa, lei sa amare? Io sì, voi? Boh, forse non si finisce mai di imparare. Noi siamo i Vitiello, Nicola e Gianluca. Con noi c'è la dottoressa Ombretta Cecchini. Ombretta? Eccomi. Siamo pronti per Amore non è amare. Ben ritrovati dai Vitiello e benvenuto alla dottoressa Ombretta Cecchini. Ciao, che bello. Un'altra puntata di Amore non è amare, la terza stagione, e iniziamo con la nostra rubrica estemporanea. Potete chiedere alla dottoressa... Sì, Cecchini, c'è gente, Ombretta, che non ti vuole pagare una seduta e approfitta della nostra amicizia per farti delle domande. Non solo voi, mi posso dire. Puoi dire alla dottoressa. Allora, io... Quando i miei amici che ascoltano questo podcast, in realtà, effettivamente mi chiedono di chiederti, per esempio... Parli per un amico, quindi. In questo caso parlo veramente per un amico, anzi più amici che mi fanno domande da rivolgerti. Per esempio, quando ti viene detto ti amo e tu in quel momento... non puoi rispondere. Non rigavi un po' di la verità. Cioè, non perché non provi in assoluto niente, ma perché capisci che stai provando un sentimento che in quel momento non vale almeno un tuo ti amo. Come fare per uscire da questo anche imbarazzo? C'ho una storiella, dottore, la risposta è che poi c'ho una storiella che mi spacca le gambe. Allora, intanto tu questa persona te la vuoi togliere definitivamente dai piedi? No, io voglio continuare, perché però non le cose di me. Vedi che sei tu. No. Credo che però non le si voglia dare, diciamo, un dolore, allora, anche perché si vuole continuare a frequentarla. Questa persona ti dice ti amo, tu te la vuoi mantenere nella tua vita? Sì, sì. Quindi non sei pronto a dire anch'io, però... Però voglio capire se posso arrivarci. La cosa migliore da dire in questi casi è ma che bello. Quindi la stai gratificando. Mamma mia, okay. Sì, però sai che l'altra persona sa che muore, ecco. Sai che se ti è successo porti i tagli sulla carne per tutta la vita. Se la vuoi perdere definitivamente potresti dire grazie. No, sentite, questa è ancora più bella. Allora, me l'hanno appena raccontata. Lui e lei si alzano dal letto, hanno fatto sesso essenzialmente, non l'amore. Lei dice andiamo? Lui capisce ti amo e dice anch'io. Oh mamma mia. Oh mamma mia. E lei vuole morire in quel momento e dice mo che cazzo gli dico? Cioè, cosa gli posso dire? Gli ho detto andiamo. Cioè, tipo andiamo all'IKEA. Ha detto andiamo? E lui ha detto anch'io. E tu dici anch'io ho capito, voglio andare all'IKEA. E poi gli devi spiegare che ha pure capito male. Pensa che non esci più. Allora, questo era un potete dire alla dottoressa Cecchini, che ritroveremo anche nelle prossime puntate, ma quella di oggi, se avete cliccato sul titolo di questo podcast, è Sopravvivere alla tempesta, cioè come gestire i conflitti amorosi. 10 cose da non fare. Vai con la prima, che mantenere la calma. La calma. Da uno che la calma la perdeva e ora invece sono serafico, zen. Non so se sono le tue centinaia di telefonate, cara Ombretta. Beh, devo chiamare pure io allora. Non posso che ringraziarti. Riuscire a mantenere la calma, ma è vero che si può cambiare. Assolutamente. Io alzavo veramente i tavoli al cielo e sembra che nulla mi tocchi. Intanto va detta una cosa importantissima, che non c'è questione che si possa risolvere durante un litigio. No, certo. Cioè, le soluzioni non ci sono in quei momenti, quindi il litigio è una cosa totalmente inutile, serve a scaricare la rabbia, ma non a risolvere però un problema. Però si deve anche imparare a litigare, cioè, perché tu non è che... Guarda, dalle nostre parti c'è questo detto che dice la lingua non ha ossa ma rompe le ossa, e poi lì per me cioè, se in un litigio tu dici delle cose, io non riesco a venire più a letto con te, perché tu, se pensi hai detto quelle cose, tu per me sei un nemico. Sì, viene vissuto
tutto così. E infatti la cosa migliore quando si è arrabbiati, come prima cosa, è cercare di recuperare la calma. Magari ti vai a fare una passeggiata dicendolo anche: guarda, diamoci prima una calmata e poi riprendiamo la discussione. Sì. Perché i problemi durante un conflitto non si risolvono, si creano. Quindi questa è sicuramente la prima cosa. E poi ci sono tantissime cose che facciamo e che, anziché portare verso la soluzione, complicano ulteriormente l'atmosfera e la rovinano. Per esempio, non so se vi è mai capitato, quando litigate, o di aver detto o subito la frase del tipo: perché tu sei sempre il solito, perché tu non fai mai, oppure tu fai sempre, tu non mi regali mai dei fiori, tu non mi dici mai ti amo. Allora la domanda è: ma se una persona ti dice tu non mi dici mai ti amo, ti viene voglia di dirglielo? No. Ti passa definitivamente. Sì. Quindi evitiamo tutte le frasi che iniziano con tu, perché è sempre un'accusa, seguito poi o da mai o da sempre. Ok. Ci siete? Sì. Anche quella cosa dell'ascoltare con sincerità, cioè l'ascolto vero, no? Ti sto veramente ascoltando e non sto già pensando a quello che ti devo dire, magari per ribattere subito, no? Cioè essere veramente in ascolto di quelle che possono essere le motivazioni, le spiegazioni dell'altra persona rispetto a un problema, a un litigio, a una causa, comunque di distanza tra due persone. Sì, perché quando si litiga, in realtà noi vogliamo dire quella che è la nostra opinione, non ci interessa ascoltare l'opinione degli altri. Sì. Noi vogliamo avere ragione. Poi non si sa bene cosa significhi, però lo scopo finale di una discussione è avere ragione. Un'altra cosa, Ombretta, però, che spesso succede che tra due persone, quando c'è un litigio o comunque un momento di confronto, uno parla due ore, quell'altra persona parla 20 secondi. Cioè, è molto spesso questa cosa è un po' frustrante, che è come se io sto qua a parlare due ore, a spiegarti, a cercarti di farti capire i tuoi motivi, e tu mi dai in realtà una tua versione poi di fatto, il tuo parere, il tuo punto di vista, però in maniera molto semplice, molto sintetico, che non è appagante, che non porta da nessuna parte. Non litiga abbastanza. Non spieghi abbastanza, no? Rimani un po' superficiale anche quando la discussione verte su qualcosa di importante. E magari quella cosa è importante per te e per questa persona non lo è. Guarda, io mi è capitato recentemente di vedere due persone discutere, e dove era successa una cosa veramente tanto grave che aveva fatto lui, e lui continuava a dire: ma vabbè, ma questa è una stupidaggine, andiamo avanti, andiamo oltre. E non è, ma è una stupidaggine per te. Quindi questa cosa è fondamentale, capire nella discussione non se la cosa è importante per te, ma quanto lo è per la persona con cui stai parlando. Ma, questo è uno dei motivi per cui si litiga. Quante volte hai sperimentato, lo so perché ne abbiamo parlato, ovviamente mantenendo il tuo segreto professionale, che di fronte ad una discussione, cioè, la raccontano in maniera totalmente diversa. Cioè, questa è una cosa che secondo me dovresti dire per far capire di quanto la percezione sia assolutamente personale. Io quando faccio di un dato fatto. Quando faccio la terapia di coppia, la prima cosa che si fa, si vedono separatamente i coniugi. E tu non puoi credere che siano lo stesso matrimonio. Cioè, ma tu magari, che ne so, arriva lei e mi racconta che non vanno d'accordo e mi fa un elenco di 10 motivi. Arriva lui, mi fa un elenco di 10 motivi che non c'entrano niente con quelli di lei. Cioè, proprio le persone discutono su cose completamente diverse, convinti di discutere sulla stessa cosa. Mi fa piacere che tu abbia nominato la terapia di coppia, perché molti non lo sanno e non vi si approcciano, perché se alla base di quella crisi c'è un tradimento, molte persone dicono: non ci vado a fare terapia di coppia se poi devo smascherare il fatto di essere un traditore. Però ci sono degli incontri preliminari che vengono fatti da soli, separatamente. Ho capito. Però ecco, questa è una cosa importante, cercare di quando si discute bisogna ridefinire sempre su che cosa stiamo discutendo. Sembra una cosa banale, ma spesso quando tu discuti con una persona, a un certo punto vedi che la discussione deraglia, no? Va da tutt'altra parte, ed è importante ritornare al motivo originale e definirlo.
di che su che cosa stiamo discutendo. Sì. Perché facciamo un esempio, tu sei arrivato in ritardo, quindi nasce la discussione perché tu sei arrivato in ritardo. A un certo punto la discussione diventa perché tu arrivi sempre in ritardo, perché pure quella volta quando ci siamo conosciuti a casa da tua madre, e tu stai andando a finire alla deriva senza certo. neanche accorgerti. No, vedevo che nei tuoi appunti scrivevi anche evitare le distrazioni, e mi è tornata in mente sempre quella scena di Troisi dove lui ascolta la radio in sottofondo. Lì non stanno litigando, in realtà hanno appena finito di fare l'amore, e la radiolina in sottofondo dice un Napoli ha pareggiato con Cesena in casa. Però anche quando si litiga meglio non avere distrazioni, giusto? Guarda, una delle regole che io faccio per esempio durante la terapia di coppia è che non ci possono essere i figli in mezzo, mentre invece certo. capita che si tengo magari il neonato in braccio. Non si può parlare con un neonato in braccio, perché sì. ovviamente sei concentrato su quello che sta facendo il neonato o su quello che è l'ambiente circostante. Quindi quando si deve parlare di una cosa importante bisogna trovare il momento giusto e il contesto giusto, e avere chiaro il motivo. Due cose importanti. Allora, il momento giusto, il contesto giusto, sapere di che cosa stiamo parlando e dove voglio arrivare, cioè che cosa sto cercando di ottenere, perché la discussione finalizzata a sé non serve a nulla. Senti quest'altra: io mi ricordo quella volta 10 anni fa che avevi guardato una per caso. Minchi, 10 anni fa, ma io non mi ricordo ieri che cosa ho fatto 10 anni fa. Specificamente maschile, che le donne si ricordano. Ma tu mi devi credere, c'era un mio amico, guarda, farei quasi i cognomi, ma lo faccio solo il nome, Massimiliano. A un certo punto cominciò a scriversi le cose provenendo da un altro matrimonio, dove gli era stata fatta la lista della spesa degli ultimi 15 anni, delle sue mancanze. Cazzo, lui cominciò a scriversi tutti i guai che lei aveva combinato, quella nuova, no? Perché dice, queste qua si ricordano in una maniera, e io mi prendo le note sul telefono. Sì. A sto punto io, no? A me una cosa divertentissima che io noto, per fortuna non tutte lo notano, che tu esci la mattina, tu hai fatto una discussione la mattina con tua moglie, quindi avete discusso, torni la sera, tu te la sei dimenticata, e quella è stata tutto il giorno invece a rimuginare. Perché, pure a caricare magari, no? Però arriviamo veramente a delle soluzioni, no? Siamo a metà puntata. L'altra metà spendiamola a capire come ci si può mettere una pezza di fronte a un litigio, no? Sì. Allora, innanzitutto abbiamo detto, quando si parla evita il tu, perché il tu è un'accusa, no? Tu hai fatto, tu hai detto, e la cosa migliore sarebbe iniziare sempre con un io. Quindi davanti a una discussione non ti dico tu sei arrivato in ritardo, ma ti posso dire: io mi sento ferita quando tu arrivi in ritardo. Ho capito. Ok. Perché riportare l'attenzione su di me e non è un'accusa. Sai, molte persone non riescono a capire che la recriminazione è un'accusa. Quando io ti dico tu non fai questo, non ti sto chiedendo di farlo, ti sto accusando. Ho capito. Sì. Cioè, tu non mi regali i fiori non vuol dire io vorrei che tu mi regalassi dei fiori, ti sto accusando del fatto che tu non lo fai e a te non viene voglia di farlo. Quindi questo è un passaggio fondamentale. Io vorrei che tu mi regalassi dei fiori è una richiesta. Come accennavo prima, dopo un conflitto io ho delle difficoltà poi a ritrovare l'intimità, almeno subito, perché io veramente ti vedo come un nemico, soprattutto se siamo usciti fuori dal seminato con le parole eccessivamente. Poi la cosa strana, molto molto strana, è che io arrivo da una relazione dove non ho mai litigato, in una dove in una maniera assolutamente normale quelle discussioni avvengono, però io non ci sono abituato, è l'altra persona che invece è abituata a quei conflitti. In quei casi tu dicevi comunicare i propri sentimenti può servire, cioè dire guarda mi fai sentire così, quando fai questo io mi sento così perché non sa di accusa. E la cosa importante, questa me l'ha insegnata mio figlio, devo dire. Sì. E lo possiamo salutare, Simone. Ciao Simone. Ciao. E che mi ha fatto notare in una discussione, mi ha detto sottovoce, stava dietro, mi ha detto lasciagli una via d'uscita. Perché in quel momento questa persona con cui stavo discutendo era chiaramente in difficoltà, perché l'avevo messo davanti a una situazione palese, si stava vergognando.
e mi ha proposto: lasciagli una via d'uscita per farlo uscire senza sentirsi umiliato. Questa è una cosa importante nella coppia. No? Per i suoi 20 anni. Simone è molto saggio. Vabbè, è molto saggio. Una mamma che fa psicoterapeuta. La mamma Cecchini. C'ha il sangue Cecchino, il ragazzo. La mamma comandante Cecchini. Sì, sì, sì. Ma questo è un dettaglio marino. Sì, di cui parlo. Però questo è importante. Cioè, nelle discussioni non cercare di annientare l'altro, non cercare di umiliarlo, ma farlo uscire in modo dignitoso. Certo. Ombretta, e leggevo nei tuoi appunti: cercare una strada win-win, scrivi tu negli appunti, cioè non cercare di vincere la discussione, ma in realtà trovare un modo per il quale entrambe le persone siamo contenti. Ma questa è una delle cose più difficili, o no? Guarda, è molto semplice se tu usi questa metafora. La coppia è una squadra, no? Ok. Se perde uno dei due, perde la squadra. Certo, certo. Quindi l'idea è che entrambi dobbiamo vincere, altrimenti ha perso la coppia. Torniamo sul recupero delle ferite emotive. Come si curano? Cioè, come si curano dopo i grossi litigi? Allora, innanzitutto ammettere i propri errori. Ok. Molto semplicemente dire: mi dispiace. La parola mi dispiace è fondamentale. Credo di aver fatto questo. Okay. Non significa umiliarsi, ma significa assumersi la responsabilità di quello che ho fatto. Comunicare come ci sentiamo. Mi sento ferito, mi sento deluso, mi sento dispiaciuto. Quindi comunicare i sentimenti aiuta a ricreare quel senso di connessione. Un'altra cosa importante che ci dimentichiamo di fare è rinnovare l'impegno nella relazione. Questo significa: abbiamo discusso, mi dispiace per quello che è successo, questo non cambia i miei sentimenti nei tuoi confronti e neanche la mia voglia di stare con te. Okay. Perché altrimenti dopo un conflitto può nascere la paura della perdita, certo, di questa persona. Ombretta, volevo chiederti questo, citando una canzone che sta a cuore sia a me che a Nico. Pino Daniele, a un certo punto in un pezzo dice: ma che parlamma fa? Sembra gli stessi cosa e poi c'è un dusca e ci scontra ogni volta. In questo passaggio lui dice: è inutile parlare sempre delle stesse cose che alla fine ci portano solo a scontrarsi e a non risolvere mai. Ti volevo chiedere se c'è un limite, no, alle cose risolvibili, perché alcuni argomenti, alcuni temi tra le coppie rimangono irrisolti, cioè ci si scontra mille volte su uno stesso tema, non si risolve mai, e quindi viene in mente la canzone di Pino Daniele che dice: boh, a questo punto lasciamo perdere, neanche la apro la discussione, sì, perché so che su questa cosa tanto non ci possiamo mai incontrare. Sì, l'eccessiva testardaggine della persona che sta dall'altra parte a me portava a non discutere per niente, perché tanto so che non cambierai mai idea, mai. Bisogna capire se quella persona deve cambiare idea o se tu vuoi cambiare la persona. Conto è cambiare l'idea e un conto è cambiare, certo, la persona. Le persone per cambiare hanno bisogno di fare un grande lavoro su loro stesse e non tutti sono disposti a farlo, mentre un'opinione o un atteggiamento possiamo, o un comportamento possiamo cambiarlo e ci possiamo lavorare, a patto che lo vogliamo. Okay. Però direi due cose importantissime, okay, per chiudere. E proprio a questo proposito dobbiamo imparare a essere gentili, che è una cosa che soprattutto durante il conflitto ce lo dimentichiamo, ma nella vita proprio, e avere, certo, pazienza, perché per stare insieme serve un sacco di pazienza, l'amore non basta. Sì, però mi aiuti a dire, proprio perché l'ho provato, lo provo su me stesso, che cambiare si può. Io sono stupefatto da quanti cambiamenti ci possono essere nel corso di una vita. Però tutti devono incontrare una Cecchini per cambiare? O come si può fare? Che consiglio puoi, allora, dare? Allora, l'amore è un'ottima occasione per cambiare e per tirare fuori altre parti di noi stessi. Se ci pensi, quello che ti ha cambiato è stata la tua voglia di cambiare. Il cambiamento non può essere imposto o preteso, può essere soltanto consigliato o suggerito. Dai. Cioè, mi sembra un bel messaggio di speranza per chiudere questa puntata. Infatti siamo rimasti un attimo fermi. Siamo rimasti sospesi, come si dice in questi casi. E chissà che succederà nella prossima puntata di Amore non è amare. Grazie alla dottoressa. Grazie. Io adesso non voglio fare scenate, ma non voglio nemmeno escludere i nostri figli. Voglio trasparenza. Dove sei stato stanotte? E non dirmi che sei stato da un amico, perché tu amici non ne hai e noi non siamo nati. Sì, adesso calmati. No, io non sono mai stata umiliata così in vita mia. Mi hai umiliata davanti ai nostri figli. Allora tu adesso prendi le tue cose e te le vai da questa casa.
Amore non è amare è un podcast scritto dalla dottoressa Ombretta Cecchini e da noi, Nicola Vitiello, Gianluca Vitiello, riprese e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.